To my priceless friend Maya, who knows the chapters I left untold. Happy birthday, Emiliano. Il pianoforte è in grado di comunicare le più sottili verità universali attraverso il legno, il metallo e l'aria vibrante. Kenneth Miller. Se le persone che amiamo ci vengono portate via, perché continuino a vivere, non dobbiamo mai smettere di amarle. Le case bruciano e le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre. Sarah Moore. Attraverso i vetri minuziosamente istoriati del suo celebre negozio nel cuore della Meno Villaggio di Oyster Bay, sulla costa settentrionale dell'isola di Long Island, l'anziano Louis Oscar Desmond osservava rapito l'abbondante nevicata precipitare al tramonto di quel lontano pomeriggio invernale. L'infaticabile fischio del vento ed il piacevole crepitio del fuoco all'interno d'un'antiquata stufa a legna erano gli unici suoni che giungevano alle orecchie del giovane Arthur, tutto intento nel locale retrostante ad accordare un meraviglioso pianoforte gran coda della Steinway & Sons. «No, no», chiamò ad un tratto il ragazzo per spiare se Oscar, come spesso accadeva durante quelle letargiche ore pomeridiane, si fosse assopito. «Cosa c'è?» ribatté questo trasalendo con voce arrochita. «Dormivi?» fece Arthur con un pungente sorrisetto agli angoli della bocca. «Affatto», borbottò il vecchio leggermente indispettito. «Come puoi pensare una cosa simile, figliolo mio? Louis Oscar Desmond addormentarsi nell'adempimento della propria professione? Ma che sciocchezze!» Ci fu a queste sue ultime parole una breve pausa, intanto che dalle labbra di Arthur il sorriso di poco prima svaniva già, per lasciar posto adesso ad un'espressione di trasparente ed impareggiabile tenerezza. «Accendi la radio, nonno», lo esortò quindi una manciata di secondi più tardi, armeggiando con destrezza nel ventre legnoso del pianoforte. «Senti cosa dice a proposito della tormenta». «Credi forse che non l'abbia già fatto?» obiettò Oscar in quel momento con l'aria di chi si fosse appena sentito suggerire la più ovvia delle iniziative. «L'ho ascoltata per l'appunto poco prima che scendessi tu». «E dunque?» curiosò l'adolescente. «Che ha detto?» «Che ne avremo di sicuro per tutta quanta la notte fino alle prime luci dell'alba», gli rispose Oscar con un certo disappunto. «Quando da neve si trasformerà in pioggia. Non hai ancora finito con quel pianoforte?» aggiunse poi con un pizzico di meraviglia, facendo capolino sulla soglia della stanza nella quale si trovava suo nipote. «Quasi», disse questo rivolgendogli una fuggevole occhiata. «Ma se ti senti stanco, nonno, va pure di sopra, che a chiudere stasera ci penserò io». Oscar sembrò pensarci su. Non gli succedeva sovente di abbandonare il campo, come diceva lui, quando infatti giungeva l'ora di chiudere l'attività e ritirarsi a casa. Ma quella sera, a dire il vero, i reumatismi parevano proprio non volergli dar tregua. «Beh», concluse alla fine con un profondo sospiro, «effettivamente, mio caro, penso proprio che farò tesoro del tuo buon suggerimento». «Non ci crederai», continuò massaggiandosi un ginocchio indolenzito, «ma sento certi lampi alle ossa». Arthur sorrise commosso. «Vai», lo incoraggiò di nuovo guardandolo negli occhi.
che tanto con un tempo simile non entra nessuno. Oscar annuì. Vuoi che ti prepari del brodo di pollo per cena? Chiese di seguito. D'accordo, replicò Arthur, non potendo tuttavia fare a meno di esprimere in una smorfia tutto il suo disappunto. Il brodo di pollo va benissimo, nonno. Oscar, nell'osservarlo, aggrottò la fronte e, come chi avesse istintivamente fiutato qualcosa di storto, indagò. Che problema c'è? Il giovane così sorrise a disagio, ma preso che ebbe il coraggio a due mani, avanzò. Potresti ricordarti, per favore, di non mettere le cime di rapa nel brodo? Oscar sembrò confuso. Cime di rapa nel brodo di pollo? Esclamò poi. E chi ce le ha mai messe, Arthur? Tu, nonno, ribatté lui divertito, tornando ad operare con le dita sul pianoforte. Tutte le volte che cucini il brodo. Davvero? Rimbeccò l'anziano colto di sorpresa da un dubbio di capitale importanza. Arthur fece cenno di sì con la testa, sicché, limitandosi a mormorare incomprensibilmente, Oscar gli volse le spalle strascicando i piedi alla maniera dei vecchi. Rimasto da solo, il ragazzo lavorò al pianoforte per una mezz'oretta o più, risollevandosi in un secondo tempo e stirandosi come un gatto infiacchito, le cui zampe fossero rimaste troppo a lungo ferme. Dopodiché spense la luce dell'ambiente che si lasciava alle spalle per passare nel vano attiguo con una energica sfregata di mani. Faceva un freddo cane. La neve su Orchard Street cadeva giù copiosamente e nell'oscurità ormai prossima del crepuscolo il vento del nord ne mulinava per l'aria gelida infiniti fiocchi. Arthur si premurò subito di ravvivare il fuoco spingendo nella stufa un grosso ciocco d'acero e, prelevato che ebbe un vecchio libro da uno scaffale, per metà consumato dai tarli e per l'altra sommerso dalla polvere, si accomodò nella poltrona di suo nonno, sprofondando qualche attimo seguente in una accattivante lettura. Alla solitudine, la vita di Arthur pareva avesse fatto assai presto il callo. Orfano di entrambi i genitori dall'età di 5 anni, egli non aveva tardato molto a capire quanto incerto sia in realtà il cammino che agli esseri viventi tocca in sorte di percorrere in questo mondo. Nonno Oscar, all'opposto, vedovo novello della sua adorata Etty, sembrava soltanto adesso iniziare a rassegnarsi all'inevitabile destino riservato a chiunque decida di legare la propria esistenza a quella di un altro. Rapito perciò dal carattere e dalle mirabolanti avventure di un certo barone di Munchausen, Arthur non udì sulle prime un improvviso quanto sommesso bussare ai vetri della porta, bensì vi ci vollero almeno 3 colpi affinché egli si rendesse finalmente conto che qualcuno per l'appunto stesse bussando. «È aperto, prego!» annunciò pertanto levandosi in piedi e raggiungendo frettolosamente l'ingresso. Accompagnata allora da una possente folata, la porta si spalancò, lasciando che dal buio della via si materializzasse come per incanto la figura distinta di un uomo abbigliato a mo' di soldato della Grande Guerra. «Perdona la mia insistenza, ragazzo», esordì questo dunque con voce grave. «È forse qui la casa del pianoforte?» Arthur annuì esibendo un sorrisetto un po' intimidito. «Sì, signore», gli rispose successivamente, osservando a disagio lo sconosciuto nella sua singolare presenza. «Questa è la casa del pianoforte». «Bene», fece l'uomo mostrandosi compiaciuto. «Mi trovo nel posto giusto». E, detto ciò, procedette lentamente nel negozio. Chiudendo la porta poco dopo, Arthur notò come la bufera avesse già accumulato sull'impiantito di assi di legno un sottile strato di neve bianchissima. «In che cosa posso esserle utile?» domandò di poi, rivolgendosi all'inaspettato cliente. Questo si gettò una rapida occhiata intorno e, scrollatosi la neve di dosso, squadrò il giovane con rara intensità. «Signore?» insistette Arthur di conseguenza, spezzando così un silenzio fattosi ben presto imbarazzante. «Cosa desidera?» Si percepiva ora nel suo tono una crescente tensione. Alquanto imprevedibile fu in verità la reazione del militare.
il quale, senza neanche degnarlo d'una risposta, si avviò con stupefacente sicurezza verso la camera sul retro. «Signore», lo richiamò Arthur nell'infruttuoso tentativo di fermarlo, «la prego di non entrare lì dentro, a meno che non sia interessato a visionare uno dei nostri pianoforti». L'altro non di meno si era già introdotto nel locale vicino, costringendo pertanto Arthur a raggiungerlo, per trovarlo un minuto dopo, impalato come un cippo nel bel mezzo della stanza, attorniato da decine di pianoforti d'ogni specie. «Le piacciono? Vorrebbe forse acquistarne uno?» chiese perplesso il giovanotto, accostandosi da ultimo allo sconosciuto, che frattanto se ne rimaneva immobile, girando gli occhi a destra e a manca come alla ricerca di cose perdute. «Da dove viene?» spiò qui il giovane, provando in tono affabile a dissimulare la propria impressione nei confronti di quell'insolito personaggio. «Il suo inglese è impeccabile», proseguì qualche attimo più tardi con un sorriso cortese. «Ma ho avuto dal suo accento la sensazione che lei sia straniero». L'uomo tornò così a fissare Arthur con una strana insistenza. «E di fatto vengo da molto lontano, ragazzo». Parlò poi nell'istante in cui un acuto sibilo stridette nelle grondaie dell'antico edificio di mattoni rossi, producendo suoni in tutto affini ad accorati lamenti. «Se mi permette, signore», lo interpellò Arthur a quel punto con un'espressione sul viso che filtrava un gran desiderio di sapere, «cosa l'ha spinta ad avventurarsi per le strade con un tempaccio simile? Immagino», seguitò appresso con un discreto sorriso, «che debba aver avuto delle buone ragioni per farlo». Sul volto del forestiero un'aria di nostalgia parve profilarsi adesso che il suo sguardo si smarriva in una dimensione arcana e remota. «Non sono giunto fin qui per acquistare alcunché», spiegò conseguentemente al giovane che lo ascoltava. «Piuttosto», soggiunse un pugno di secondi più avanti con voce tremante dall'emozione, «per suonare il pianoforte con una vecchia amica». Arthur ebbe la sensazione che l'uomo fosse sul punto di commuoversi. «Un'amica?» fece perciò intrigato e smarrito allo stesso tempo. «Vi siete dati appuntamento qui, signore. In tal caso», puntualizzò, «deve sapere che i nostri pianoforti non sono a disposizione di ciascuno abbia voglia di suonarli, ma unicamente di coloro che dimostrino un certo interesse a comprarli, se intende ciò che voglio dire». L'altro non sembrò ogni buon conto prestargli orecchio, e con una voce che dava l'idea di provenire da un mondo a parte disse: «La signorina Peggy Harper possedeva a quel tempo un Bösendorfer 200. Che fine ha fatto, ragazzo?» domandò in conclusione, orientando da capo lo sguardo in direzione di Arthur. «Non riesco più a trovarlo». All'interrogativo dello straniero, sulla faccia del garzone prese forma un sentimento di sincero stupore, mescolato invero ad un crescente frastornamento. «Un Bösendorfer 200 è proprio lì alle sue spalle, signore», gli disse così, levando l'indice della mano destra ad indicare un vecchio pianoforte a coda dimenticato nella penombra di un recondito angoletto. L'ospite si volse con uno scatto a guardare dove gli era stato suggerito, e quando i suoi occhi si furono in conclusione posati sul piano malconcio, una luce mistica e potente rifulse dal fondo di essi, conferendo all'intera sua fisionomia un'eccezionale aura di coscienza ed introvabile emotività. «È dunque tanto ciò che del passato è stabilito ci resti», sicché sussurrò con un filo di voce sospeso tra le lacrime. «Appena alla polvere ed un ricordo via via sempre più sbiadito». Arthur lo osservò in soggezione, crucciato di dover assistere ad una pena la cui origine naturalmente non poteva conoscere. «Questo pianoforte, signore, non suona più da almeno 40 anni». Gli parve in quel momento doveroso riferire allo straniero. «È completamente scordato e per giunta mancante di molti tasti». Il militare tuttavia non sembrò tener conto delle parole di Arthur e, mossa che ebbe una mano tremante all'indirizzo del pianoforte, incominciò ad accarezzarne l'ingiallita tastiera,
come chi stesse coccolando qualcuno la cui memoria fosse stata indelebilmente scolpita nel proprio animo. C'era una delicatezza nel tocco delle sue dita, considerò il giovane osservandone il movimento, che chiunque avesse avuto modo di coglierne la grazia non avrebbe tardato un attimo a crederla avulsa a quest'universo. Di seguito le labbra sottili dell'uomo si schiusero percettibilmente, muovendosi adagio in quella che sembrava l'intonazione silente di un antico motivetto. Quando egli si interruppe, persuadendo il ragazzo che lo guardava scosso di un vero e proprio ritorno alla realtà, distolse lo sguardo dalla tastiera del Bösendorfer e con un sorriso pieno di gratitudine domandò ad Arthur una sedia ed un bicchiere d'acqua. Un orologio a cucù suonava intanto da qualche parte le 8 della sera. «Grazie mille, ragazzo», esclamò il soldato non appena Arthur l'ebbe accontentato. «Di questo e dell'esperienza che mi hai concesso di rivivere stasera». Arthur inarcò una volta di più spaesato le sopracciglia e tentennante curiosò. «Mi scusi, signore, quale esperienza?» Questo gli rivolse un'occhiata che un padre avrebbe potuto dedicare al proprio figlio e con voce sensibilmente malferma replicò: «Ritrovarmi qui dentro, a distanza di tanti anni». Pareva celarsi nelle sue parole un impenetrabile significato, dietro il quale un'autentica costellazione di emozioni, fatti e reminiscenze giaceva da lunghissimo tempo in trepidante attesa. «Lei è già stato qui?» lo interrogò Arthur dubbioso. «E quando, signore?» «In gioventù», gli rispose l'ospite con un vago sorriso, «prima ancora che scoppiasse lo sciagurato conflitto in Europa». «Come si chiama?» chiese Arthur con viva partecipazione. «Sono il capitano Amilcare Boscolo, della prima armata del Regio Esercito Italiano», raccontò quindi l'altro, come se si apprestasse a rievocare un'epoca ormai dimenticata. «Ed ho preso parte alla battaglia di Vittorio Veneto nell'autunno del 18. Un'espressione di genuino smarrimento affiorò sul viso del ragazzo, il quale, senza comunque esitare un attimo, incalzò: «Dove si trova Vittorio Veneto, signore? Non ne ho mai sentito parlare». Amilcare Boscolo sorrise con tenerezza e, rivolgendosi al suo giovane interlocutore, spiegò: «Si tratta di un luogo solitario a nord-est della penisola italiana, ragazzo». Arthur annuì, suggerendo l'impressione d'aver compreso. «Giunsi in America nell'anno 1895. Riattaccò il soldato poco più tardi con l'aspetto che si fece ancora una volta trasognato. Ero appena un bambinetto ed insieme alla mia famiglia andai a vivere in un bugigattolo infestato dalle tarme in Mulberry Street. Eravamo poveri e sebbene mio padre fosse appena un droghiere, si sacrificò all'inverosimile affinché studiassi. Nell'estate del 1914 feci la conoscenza dell'amabilissima signorina Peggy. Mi trovavo ormai prossimo a varcare la soglia dei 20 anni. Seguì a questo punto una breve pausa, durante la quale lo sguardo del capitano parve autenticamente smarrirsi nei meandri della memoria. «È curioso», commentò poi con un tono che lasciava trasparire un percettibile turbamento, «come il passato, all'apparenza inaccessibile, si è in grado di emozionare il presente, a tal segno certe volte, da rivivere al suo posto». Soffiò nuovamente il vento. «Studiai pianoforte proprio qui dentro», ricominciò il militare. «Al tempo di cui ti parlo, c'era una scuola di musica ed ogni giorno venivo a prendere lezioni dalla signorina Peggy». «Una scuola di musica?» fece Arthur meravigliato. «Proprio così», ribatté l'altro con un malinconico sorriso. «Tanto, tanto tempo fa». «Non lo sapevo», disse il giovane, «ma di sicuro mio nonno ne avrà sentito parlare». Arthur si era dimenticato di chiudere il negozio. «Quell'anno», narrò Boscolo di seguito, accompagnato dall'incessante sibilo della tramontana, «mi innamorai della sola donna che abbia mai amato in vita mia». Arthur arrossì.
Si innamorò della signorina Peggy, capitano? Gli domandò timidamente. Questo lo guardò. Oh no, ragazzo, reagì poi divertito. La signorina Peggy aveva l'età di mia nonna. Dunque tacque all'improvviso, mentre i ricordi sospinti dal turbine portavano ai suoi occhi una lacrima nascosta. Yukiko, bisbigliò così come ipnotizzato dalla propria fragilità. Chi era, capitano? Volle sapere Arthur, fissandolo con attenzione. Da dove veniva? Dall'Oriente, parlò il capitano, dando l'impressione alla sua giovane controparte che anche la sua voce ora giungesse da chissà quale luogo sperduto nel tempo e nello spazio. Quando la incontrai per la prima volta, vestiva un kimono a fiori di loto di seta finissima e la sua pelle sembrava fosse fatta di neve. Il suo incedere elegante, il timbro suave della voce, i lunghi capelli corvini e quel taglio d'occhi tanto seducente, pure così raramente virtuoso, mi conquistarono. Da principio, tuttavia, non sapevo chi fosse, né osai domandarlo. Proseguì Boscolo estasiato. E mi parve un essere superiore che incidentalmente camminasse sulla terra e tra gli uomini, ma appartenesse al contrario ad un pianeta ed una razza assai diversi dai nostri. Come vi conosceste, capitano? Chiese Arthur allora, catturato dalla narrazione dell'ufficiale. Ci esibimmo entrambi per volere della signorina Peggy nel rondò alla turca di Mozart, replicò Boscolo, tornando in quel momento ad accarezzare il cadente Bösendorf. Durante l'esecuzione di quel delizioso duetto, per la prima volta i nostri sguardi ebbero modo di incontrarsi. La tempesta vorticò nel frattempo tutti in giro alla casa, scagliandovi contro gelo e grandine, picchiettando furente sui vetri delle finestre. «Vedi, ragazzo», riprese il capitano in tono di traboccante ed angosciata consapevolezza. «La felicità di un uomo sulla via dell'esistenza dura appena il tempo di uno sguardo». Ed ancora, quasi a voler far da eco alle sue parole, la voce del vento si levò attorno all'edificio, affliggendo le coscienze, risuscitando i trascorsi. «Intende forse dire che non foste felici, capitano?» domandò Arthur a quel punto, non riuscendo a fare a meno di notare nel soldato un indescrivibile affaticamento. «Il nostro amore fu costretto alla separazione», ribatté a denti stretti il capitano, spezzato in verità sul nascere. «Dovette forse lasciarla per colpa della guerra?» curiosò il giovane. Boscolo scrollò debolmente il capo. «Non avrei mai voluto allontanarmene», rispose poi logorato da una smisurata mestizia. «Ma prima ancora che io partissi alla volta del vecchio continente, ella fu richiamata dalla propria famiglia in Giappone, dove sarebbe andata presto in moglie ad un facoltoso uomo d'affari». «Ma lei, capitano?» notò Arthur morso dal disinganno. «Non avrebbe potuto trattenerla, sposarla?» Il capitano sorrise, ma fu un sorridere assai penoso per vero quello che si disegnò sulle sue labbra livide. «Non avevo all'epoca né la levatura né i titoli, ragazzo mio, per amare secondo l'etichetta», disse quindi con un tono sotto cui a stento si celava il livore sfibrante dell'uomo scartato a bella posta. «Le tasche a quel tempo mi pesavano assai meno del cuore». «E l'amore di Yukiko per lei, capitano?» protestò con la meravigliosa innocenza dei giovani Arthur. «Non ebbe alcun peso nella decisione della ragazza di lasciare il paese?» Amilcare Boscolo lo guardò con dolcezza paterna. «Sai cosa succede ai nostri sentimenti quando, per convenienza e volere altrui, lasciamo ingenuamente che le presunte ragioni della vita vengano loro anteposte?» Arthur mosse incerto la testa. «Un po' quello che accadrà a questa neve domattina», proseguì il capitano, «quando la pioggia ed il sole sopraggiungeranno immancabilmente a scioglierla tutta quanta, come se essa non fosse mai caduta». Arthur non disse nulla,
limitandosi ad abbassare gli occhi sul pavimento in un silenzio interrotto unicamente dall'accorato singhiozzo del vento. Non la vidi più, ripigliò Boscolo dopo aver sospirato lungamente. Né seppi mai cosa la vita ebbe in serbo per lei. È strano, ragazzo, si affrettò ad aggiungere un attimo più tardi, trascinato dalla corrente dei propri pensieri. Come il tempo passi, portandosi via, simile alla risacca del mare, infiniti granelli di sabbia, ma lasciandone per converso sulla spiaggia innumerevoli altri, così con le persone, i luoghi, gli odori. Qui Arthur si ricordò tutto a un tratto del vecchio Oscar. Oh mio Dio! Esclamò perciò scattando su come una molla. Si è fatto tardi, capitano. Devo chiudere e salire dal nonno. A quest'ora si sarà certamente addormentato. Boscolo lo seguì con gli occhi, restandosene ciò nonostante fermo e muto. Mi hai inteso, capitano? Martellò di conseguenza il ragazzo, animato in un colpo da un'ansia crescente. L'uomo d'arme a queste parole scrollò sensibilmente il capo. Va tu, obiettò appresso con la massima serenità. Io me ne rimarrò ancora un po' qui ad aspettare. Ad aspettare chi, capitano? Curioso Arthur disorientato. A quest'ora non verrà più nessuno. Boscolo accennò allora all'ombra di un sorriso. E quel piano non suonerà più, aggiunse il giovane con amarezza, osservando il capitano adagiare ancora una volta la punta delle dita sulla tastiera del Bösendorf. Da anni e anni ormai è abbandonato lì. Il militare parve non prestargli alcuna attenzione. Arthur sospirò contrariato. Non posso lasciarla qui dentro da solo, capitano, precisò dispiaciuto. Devo pregarla cortesemente di andar via. Se vorrà, potrà tornare domani. Alla fine Boscolo si alzò in piedi e, rivolgendosi al ragazzo in tono affabile, concluse: e sia come tu vuoi, Arthur. Detto questo, attraversò di buon passo la stanza accalcata di pianoforti e, senza aggiungere altro, si portò all'ingresso, dove, non appena schiusa la porta, disparve nella bufera, quasi che non fosse mai giunto. L'adolescente restò immobile per una manciata di secondi, avvolto da un silenzio a tratti surreale, prima di scuotersi da quella penetrante sensazione di trasecolamento e chiudere a chiave l'entrata. Salito che fu al piano di sopra, trovò il nonno addormentato con i piedi sullo scaldino. In cucina c'era la tavola apparecchiata e in un tegame di coccio il brodo di pollo condito dalle cime di rapa. A quella vista Arthur sospirò rassegnato, versandosene tuttavia un po' all'interno di una scodella ed incominciando a mangiare pensieroso. La sua mente tornò presto al capitano Boscolo, alla sua casa di Mulberry Street, infestata dagli insetti, alla scuola di musica che una volta sorgeva in luogo del loro negozio. Ripensò anche all'amabile signorina Peggy, e a Yukiko, naturalmente, l'incantevole donna dalla pelle color della neve che aveva fatto innamorare il capitano italiano. Dopo essersi coricato quella sera, il giovane rimase ancora a lungo ad ascoltare il vento rumoreggiare nelle grondaie e il lamentoso insinuarsi nei vicoli innevati. Quando nel buio della sua stanza da letto, a metà della notte, gli giunse alle orecchie l'allegro e commovente suono di un vecchio pianoforte a coda, egli si levò in piedi con il cuore alla gola ed in pigiama corse da basso a vedere che cosa stesse accadendo. Ciò a cui assistettero allora sbalorditi i suoi occhi fu in vero qualcosa che gli valse per sempre l'appellativo di sognatore. A suonare era proprio quel vecchio Bösendorfer 200, seppure possa sembrarvi assolutamente incredibile. I tasti del piano non di meno si schiacciavano e rilasciavano a tempo tutti quanti, come se in realtà a suonarli vi fosse stato qualcuno che in coppia si esibisse in un delizioso rondò alla turca. Mm.
Al mattino seguente, quando Oscar e suo nipote poterono finalmente uscire per spalare il marciapiede di fronte alla porta della bottega, si accorsero con indicibile stupore della strana presenza di quattro orme che, prossime le une alle altre, si allontanavano dalla casa nella neve fino a perdersi alla vista.